siamo venuti a conoscenza solo in questi giorni e solo per caso da un giornale locale, quindi non c'è ancora purtroppo trasparenza da parte della pubblica amministrazione di questo piano di sterminio quinquennale. Inizierà il primo di giugno, quindi abbiamo anche troppo poco tempo, o forse ci riusciamo se ci diamo da fare tutti per fermare. Le volpi saranno uccise quindi tutto l'anno, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, ed è una pratica ingiustificata dal punto di vista scientifico, inaccettabile eticamente e anche di disturbo per il resto di tutta la avifauna e la fauna selvatica che in questo periodo è in riproduzione. È una caccia particolarmente crudele perché utilizzeranno anche la caccia in tana, ovvero sguinzaglieranno i cani addestrati a entrare nelle tane per stanare e uccidere le madri e le loro creature. Quindi anche i cani stessi riportano quasi sempre ferite, anche gravi, durante queste furiose lotte. Quindi non è possibile tollerare che l'amministrazione pubblica consenta questa pratica anche senza poi il controllo della polizia provinciale. Quindi la presenza fisica degli agenti della polizia provinciale senza neanche i censimenti. Censimenti che nella provincia di Brescia fanno sempre fatica a fare, nel senso che per legge dovrebbero esserci sempre a monitorare degli agenti della polizia provinciale o del corpo forestale. In realtà i censimenti sulla fauna selvatica vengono fatti direttamente dai cacciatori. Nel caso delle volpi addirittura ci troviamo di fronte a dei monitoraggi così fatti l'anno scorso, qualche uscita con la macchina con dei fari, non so, non si sa quante volte, quindi nessuna cosa di scientifica che possa dire quante volpi abbiamo sul territorio di Brescia. Ecco, voi tra l'altro avete anche preparato una petizione online? Sì, io raccomando tutti di sottoscrivere, e in meno di 2 giorni siamo quasi arrivati a 4.000 firme e la petizione si trova su change.org, fermiamo subito il massacro della volpe e dei cuccioli in tana. La potete trovare anche sulla nostra pagina Facebook Lega Abolizione Caccia, oppure sul nostro sito che è www.abolizionecaccia.it.